scelto la tre. Ah, bello, 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 bello. Una domanda che riguarda sua moglie. Leggiamola assieme, che è la seguente. Come la giudica sessualmente sua moglie? A, meraviglioso. B, mediocre. C, inesistente. Che domande sono? Chiaramente A, meraviglioso. No. Meraviglioso. Lasciamolo illudere. Lasciamolo illudere. No, no, signori, non si preoccupi, non se la prenda. Vediamo le immagini. Insomma, si può sapere che costi prendere da un po' di tempo a questa parte? A me sta a dire? No, sto parlando da solo, sto parlando. Sei sempre freddo come un ghiacciolo. Che cosa ho fatto per sapere io? Niente, Nino. È che non mi hai fatto niente. Che da un po' di tempo non mi soddisfo più, avanti. Vabbè, ma quello capita a tutti. Sai quante volte mi alzo io da tavolo e c'ho ancora fame? È quello che ti sta capitando. Quello capita la fessa di solita, Nino. Il problema è che non mi soddisfo più. Non mi sento più trattata come si deve da te, capisci, come donna? Nino, sessualmente la nostra coppia è in crisi. Sente come parlo a questi, sessualmente in crisi. Che, ti è rimasto impresso qualche puntata di Quark, ti è rimasto impresso? Senti, Nino, tu forse hai dimenticato che io sono una donna. E non sei una santa, non sei. Parla chiaro, qual è il problema? Il problema, Nino, è che tu non mi dedichi attenzione. Quando ti devo dedicare attenzione? Quando? La notte? Se io dedico attenzione a te, ai negozi, chi dedica attenzione? E non gridare, che è inutile. Che tu entra alla cava, tieni le frise, tieni, che non capisci quando uno parla. E tu non ti spieghi. Insomma, Nino, noi facciamo l'amore sempre nella stessa posizione. Va bene? Sempre nella stessa posizione, da 20 anni, non c'è un cambiamento, non ti inventi mai niente, sempre lo stesso, e io mi sono stufata, non sai? Però quando ho proposto di far l'amore nella vasca da bagno ti sei rifiutata, eh? E perché mi sono rifiutata? Me lo sono sempre chiesto. Non c'è nulla di nimmo la vasca da bagno, Nino. Insomma, si può sapere quali sono le tue esigenze? Ma come fai a non capirle? È che tu mi devi desiderare di più, Nino. Tu mi devi apprezzare dolcemente. E al tempo stesso mi devi trattare male, Nino. Io voglio che tu mi tratti male e che al tempo stesso mi fai cerimonie. Non sai, tu mi tratti come una schiava e un momento dopo mi tratti come una donna libera. Cioè, una schiava... Ti atterra come una pezza da piedi e dopo mi metti sullo piedistallo. Dallo piedistallo alla pezza da piedi, dalla pezza da piedi allo piedistallo. Così funziona. Dai, Nino, prova la schiava è donna libera. Tu dici che funziona? Proviamo, Nino. Ehi, tu, che cosa vuoi? Sì, che cosa vuoi? Sì, Nino, sì. Ah, tesoro, amore. Ehi, vamo a fare il caffè. Smon, vai a lavare i panni, tesoro. Cosa mi vuoi? Sì, cosa vuoi? Ehi, vai a buttare la moglie. Che c'entra? Che se faci, Nino? Ma ci faci? Ma non ti ride a lavorare stasera, Nino, non ti ride a lavorare? Faccio il turno di riposo. Faccio una bella riposata, senta mio. Sta facile l'attore dello teatro, sta facile. Vattini, ve. A me piace. La schiava d'Egitto di Minchia, questa puntata!